Sono ore decisive per impedire il fallimento dell'azienda dei trasporti napoletana. Ieri, secondo vertice notturno al Comune, dopo un lungo pomeriggio di protesta, l'ombra dei capitali privati si allunga anche sulla ANM. La sorpresa è arrivata all'inizio della seduta. Lo statuto dell'ANM è cambiato. Assente anche questa volta il sindaco De Magistris, sindaco che secondo i lavoratori ha tradito le promesse fatte in campagna elettorale. È una cosa che francamente a me non sta bene. Al di là di essere un tradimento che va in controtendenza con quella che è stata la campagna elettorale del sindaco, noi la viviamo anche come una novità negativa, non soltanto per noi lavoratori, ma anche per l'utenza, perché l'utenza deve sapere che laddove è arrivato il privato, almeno per le esperienze che ci riguardano, non c'è stato un miglioramento del servizio. Stiamo assistendo dal nostro punto di vista, dal punto di vista dell'Unione Sindacale di base, a un fallimento pilotato, dove alla fine potrebbero guadagnarci i soliti privati che si stanno accaparrando tutto il trasporto pubblico nazionale, un nome su tutti, Ferrovie dello Stato, Bus Italia, insomma. Il piano di risanamento non convince i sindacati, che non vogliono firmare al buio sulla fiducia, ma pretendono garanzie certe per evitare gli errori commessi nel passato. L'alternativa, secondo l'USB, resta la fusione con il CTP metropolitano. Un'unica azienda metropolitana, noi riteniamo che sia l'unica salvezza in questo momento. I tempi sono stretti, al 30 ottobre dobbiamo arrivare con i conti in regola, altrimenti non daranno la continuità economica, l'azienda è fallita. Rinviato a domani intanto il vertice ufficiale in prefettura, ma già in queste ore, secondo indiscrezioni, il sindaco De Magistris e il governatore De Luca stanno discutendo i termini dell'accordo tra Comune e Regione.